Ciao! Allora, oggi farò questa maschera colorante rossa sui miei capelli. Sì. Ovviamente farò dei danni. Che ne Sì. dici, Jenny? Sì, No, spero di no. allora, ti spiego. Questo era quello che io dicevo nel video di ieri, no? Di questo pacco che doveva arrivare. Cioè, vi Sì, rendete perché conto del colore? Adesso dal video rosso, non rende. rosso, Jenny. È il rosso acceso, cioè il rosso delle Winx. Allora, io ho visto questa maschera, Ma poi ovviamente. se ne va. Come? Cioè, se ne va. Non lo so, questo non ve lo so dire, poi ve lo dirò dopo che l'avrò provata sui miei capelli. Comunque, vi stavo dicendo, ho visto questa maschera in tantissimi video di tante ragazze e praticamente tutti la utilizzano e ad alcuni viene bene, altri no, dipende comunque dalla base dei Chiari. capelli, sì. Tipo io ce l'ho biondi, tra Sì. virgolette, comunque abbastanza chiari. Sicuramente se la Ma facciamo io e Jenny avremo poi due risultati differenti, ecco, alla guarda, fine. io non ti prometto niente, però potrei fare una ciocca. Vabbè, allora, per non fare danni, io avevo in mente di provarla un attimo su di Jenny Eh con sì, una ho vinto. ciocca. Prova Ma sulla tu di mi hai me. detto di sì prima, mi hai detto Io ti ho detto proviamo una di sì, ma ciocca. non di me di Mi hai detto di provarla. sì tu. Ma Ma perché tu prova dici pure tu. le bugie? Tu mi hai detto sì, io ti ho detto che la faccio su tutti i capelli. Su Tutti? tutti, sì. Non so che cosa ne uscirà fuori, però la farò. Allora, Comunque è facciamo questa arrivata. ciocca? Sì, quello che vuoi tu. Comunque l'ho ordinata da Amazon e mi è costata tipo sui 6 euro, quindi non è costato neanche tanto. Rimarrò con questa ciocca rossa? Molto probabilmente. Probabilmente sì. Ma tanto quella dietro. Non fa niente. Aspetta, vediamo una cosa. Se io ho questa ciocca qua davanti, no? E sono girata di dietro, non si Sì, vede. no, Ok, è normale, allora vabbè. la ciocca dietro. No, te Se dico. tu la tieni davanti non Se io la vedi. metto di nuovo dietro, non si vede. No, no, stai tranquilla. Ah, Comunque, ok. questa è una maschera che intensifica e tonalizza. Che Vabbè, cosa deve intensifica, intensificare? Che tonalizza i cosa capelli deve. naturali, Ah, ok. colorati e con le mesh. Io non ho le mesh, Poi c'è scritto che si usa dopo lo shampoo, bisogna indossare dei guanti monouso e distribuire uniformemente con un pettine sui capelli tamponati, lasciare in posa da 3 a 15 minuti a seconda dell'intensità del riflesso che si abbiamo vuole il ottenere, poi pettine. risciacquare con cura. In che senso non abbiamo un pettine Qua ancora? no, cioè di Vabbè, quelli. lo prendiamo, No, ecco. vabbè, questo va bene. Sì. Se no. Vabbè, allora innanzitutto io metto un C'è paio di questo? guanti, così vi farò Me ne dai vedere. pure Ti servono anche a te? Che cosa ti a me? Eh servono, sì, tengo Gianni? la Io te lo ciocca. Ho faccio. capito, ma io metti caso tocco con le Vabbè, unghie chiare. prendili, tieni. Un attimino che tengo i capelli fermi. Per fortuna che nostra mamma conserva tutte le cose, perché ovviamente io ogni mese le faccio la tinta, quindi per questo motivo abbiamo trovato anche i guanti, perché giustamente io i guanti me li ero dimenticati, cioè non li ho comprati. E Vabbè, niente, siamo lì. stati fortunati, perché poi domani devo andare a rifare le unghie, quindi non mi sembra il caso di andare dall'estetista con tutte le mani rosse, ecco. Comunque questa maschera c'era di tantissimi colori, c'era anche Io la viola. volevo bionda. Jenny la voleva bionda, io volevo provare quella viola, ero un po' indecisa se prendere questa rossa o quella viola, Viola. sì. Però poi ho Comunque. detto no, viola ho già fatti i capelli, non li Io voglio, questa quindi. maglietta l'ho messa perché sotto c'ho quella gialla. Vabbè, allora iniziamo a fare una cosa, Jenny, dammi questa ciocca, avvicinati, cioè abbassati. Adesso farò tipo una specie di shampoo, ti devi proprio avvicinare. Io ieri ho lavato i capelli. Ok, adesso sto facendo tipo lo shampoo su una ciocca. Perché ridi? Non so, mi fa ridere la cosa, non voglio ridere. Ok, ciocca bagnata. E come shampoo No, quale vuoi? perso. Ovviamente Jenny ha anche lo shampoo Non personale. è Shampoo personale. delicato e lenitivo, che non ha mai prestato a nessuno. Brava Jenny. Va bene, mettiamo proprio poco poco. Dammi. No, non è necessario. Oh. Ecco qua, poco poco me ne è caduto tantissimo. Ok, vabbè, lo tolgo un pochino. Vieni, avvicinati, Jenny. Ti puoi girare, per favore? Io non ti vedo. C'è molto sbarzi in questo bagno, almeno per fare questi tipi di Secondo me cose. Jenny uscirà proprio rosso, rosso, rosso. Lei è troppo No, bionda. ma questa è una ciocca Vai giù, scura, cioè Jenny. quella che ti ho detto è una ciocca abbastanza scura, perché quelle, cioè, queste qua sono scure.
Vabbè, non lo so. No, cioè, sei comunque chiara, molto più chiara rispetto a me, quindi sicuramente abbiamo due risultati differenti. Sei sì, non mi avvicinare. Questo è vero. Poi dobbiamo mettere anche il termo protettore quando lo asciughiamo. Come vuoi. Eh sì. Ancora abbastanza. Va bene. Ma quanto lo devo tenere? Tanto poi la risciacquo. Cosa? Quanto si deve tenere? C'è scritto da 3 ai 15 minuti massimo, dipende in base al risultato. Ecco. Aspetta, ma non possiamo legare gli altri capelli? Sì, legali. Con cosa? Non lo so, con cosa. Ah, c'è l'elastico qua. No, così magari... cioè, viene meglio, capito? Vabbè, tu legali, nel frattempo prendo un po' di colore. Vediamo. Mamma mia, che rosso, Jenny! Vedi? Ho lasciato la ciocca, Nati. Sì, sì. Vieni. Guardate. La tieni un attimo. Cioè, ti stai raccogliendo anche la ciocca. Lascia. Lascia, Jenny. No, girati. Ma perché? Come mi fa tutte le cose complicate. Vabbè, già lascia stare, ma ti sei tirata tutta la ciocca. Ok, guarda, vai. Lega, sì. Lega gli altri capelli. Ok, noi ci complichiamo abbastanza la vita, però non fa niente. Non dovevamo legare prima, vabbè. In effetti, dovevamo legare prima gli altri capelli. Che difficile fare la coda con i guanti. Non trovo l'altra parte di elastico. Vai, quando vuoi. No, non ci sono. Un attimo di panico, di... ok. Vabbè, dai, e tieni gli altri, Jenny, ti impasticcio anche gli altri, ok? Vabbè, io faccio questa cosa. Non pensavo che mi era caduta. Mamma mia, che rossa, vieni. Jenny, ma ti puoi girare invece di guardarti allo specchio, per favore? Non metterla sugli altri capelli. Cosa? Non metterla sugli altri capelli. Mamma, che rossa. No, ti la sto facendo. Comunque, Jenny, ci siamo dimenticati di una cosa. Che cosa? Dovevi mettere qualcosa qui, adesso ti sporcherai tutto. No, ma io già, vabbè, l'ho messa apposta. Bello, Jenny, sembri una Winx. No, vabbè. Bene. Bello. Ma non li farei mai tutti. Perché? Avvicinati, fammi vedere. Vabbè, Jenny. Adesso quanto lo vuoi tenere, Jenny? 10 minuti. Vabbè, allora, lo teniamo 10 minuti. Noi tra poco... Ma infatti, guarda... Facciamo lo shampoo. Quello che dicevo io prima, lo vedi che questi sono più chiari? Puoi vedere il cellulare, Jenny? Hai il cellulare? No. E come facciamo adesso? Vabbè, vediamo quando l'abbiamo messo in posa dal video. Cioè, non so se mi spiego. Non lo so. Dobbiamo vedere l'orario, ma non abbiamo un altro telefono. Io sono piena, così devo cambiare anche i guanti perché devo stoppare il video, fare lo shampoo sui miei capelli, poi passo tutta questa crema sempre sui miei capelli, poi aspetto 15 minuti e poi niente, cioè devo risciacquarli e vi farò vedere come mi stanno, cioè come sono venuti. Giustamente non riprendo, cioè evito di riprendere quando lo passerò sui miei capelli. Ma posso sciacquare? Farò danni, mi sporcherò. Possiamo finire prima la mia, così io poi... Sì, sì, finisco prima quella di Jenny. Finiamo prima la ciocca di Jenny e poi inizio con i miei capelli. E vi stavo dicendo, evito di riprendervi questo passaggio, tanto più o meno avete capito come si fa questa maschera, perché devo guardarmi allo specchio. Comunque poi fateci sapere... Devo concentrarmi. Fateci sapere se poi alla fine questa maschera se ne va con il tempo oppure è permanente. Secondo me no, Jenny. Cioè, non è una cosa permanente, ovviamente non ti può rimanere lo stesso effetto che hai adesso, perché io ho letto dei commenti di alcune ragazze dove dicevano che questa maschera dopo tipo 20 giorni inizia un po' a scaricare quando fai lo shampoo, però secondo me rimane, ecco, non se ne va totalmente. Cioè, io proprio ho visto delle ragazze che avevano ancora il colore dopo più di un mese. Però è bene. Quindi dipende. Ad esempio, a me la tinta nera non è durata, cioè dopo l'estate io, da come vedete, non sono più nera. Ma ti fai rossa! Adesso mi faccio rossa, quindi io ho un problema con i capelli, ma proprio grave. No, io no, però sai, ogni tanto mi piacciono queste cose. No, io cose. Proprio, cioè, sento la necessità di cambiare. Però, ecco. Cioè, guardate, il colore naturale è così bello, sinceramente. Comunque, noi stiamo parlando, nel frattempo io sto
guardando il tempo e tu la stai tenendo in pausa già da 2 minuti. Ok. Quindi più o meno la devi tenere altri 8 minuti, ecco. Ma poi la devo sciacquare con lo shampoo? No. Questo non c'è scritto, cioè c'è scritto solo di risciacquarla, però Jen, io te la sciacquo comunque con lo shampoo, anche se questa è una maschera per i capelli, quindi non lo so. No. Vabbè, io la sciacquo, no Jen, è meglio sciacquarla con un pochino proprio di shampoo. Sì, però mettiamo l'altro shampoo. Va bene, dai. Allora, okay. Noi ci vediamo tra poco. Finisco con la sopra di Jenny, poi inizio con i miei capelli e vi farò vedere gli altri passaggi, dai. Io non ne sono convinta su tutti i capelli. Vabbè, ci proviamo, dai. Sì. Allora, noi abbiamo finito, da come potete vedere. Questo è il risultato finale. Allora, la mia... Vai, fai vedere la tua ciocca. Questa qua, vabbè, si è mischiata insieme agli altri capelli. Allora, diciamo che innanzitutto non c'è tutta questa luce adesso, quindi magari non riusciamo a farvi vedere proprio bene. Metto la torcia del telefono. Comunque io li ho anche piastrati, li ho fatti lisci. Cioè, ok, con la torcia si vede. Allora, e questa qua è piccolina, però se io metto i capelli così, non si vede. Vedi, Jenny, mettili così. Invece... Allora. Questi sono quelli di Nadia. Allora, sono belli. Guardate, Nadia. Allora, non lo so se mi piacciono o meno. Perché forse la dovresti vedere un'altra volta. No, perché si vedono alcune ciocche ancora. Perché è normale, Jenny. Allora, io avevo la radice del mio colore. No, tienila, Jenny, che così si vede meglio. Io avevo la radice del mio colore naturale. E poi questi capelli di sotto erano di un altro colore per tutte le tinte vecchie che ho fatto. E quindi niente, Jenny, ma non così. E come? Così? Così. Allora, la mia... Cioè, è uscito tipo un rosso più scuro rispetto a quello di Jenny. Avete presente lei quei capelli che si vedono ormai in tutti i video? Tipo, aspetta, come si chiamano? Jerry qualcosa. Sì, ho capito. Quelli tipo ciliegia. Vabbè, ecco, a me piacciono. Questi. Sono belli, però bisogna vedere se ti piacciono per quanto no, mi vanno. No, l'unica cosa, Jenny, è che io così sembro nostra mamma, cioè sono proprio identica. Sì, Jenny, perché sembra identica quando lei aveva i capelli rossi, cioè proprio uguale. Stavo dicendo che l'ha fatta anche mamma. Ah sì, mi stavo dimenticando di questo piccolo dettaglio. Alla fine abbiamo convinto anche nostra mamma, sì. Solo che adesso lei sta asciugando i capelli, però secondo me non ha preso tanto non questo rosso sui suoi capelli, perché giustamente lei comunque parte da una base abbastanza scura rispetto a me e a Jenny, e quindi io... magari... Ma infatti comunque forse sta meglio a noi. Quello che si vede di più è il mio colore, cioè di miei capelli. Aspettate. Sì. Cosa stavi dicendo? Stavo dicendo che secondo me si vede meglio forse sui capelli più chiari, cioè devi partire infatti da una base chiara. Allora, se comunque avete una base chiara, tipo biondo, proprio biondo, vi esce biondo, proprio biondo, il rosso, guarda, acceso. Non penso proprio che una ragazza bionda si farebbe mai i capelli sì, rossi. Sì, se li fanno, Jenny. Allora, no. Se avete tipo una base proprio bionda bionda, vi esce quel rosso proprio acceso, tipo invece, questo di Jenny. Una base come ce l'ho io, sì. Più o meno... No, se avete tipo la mia base, vi esce questo colore un po' più scuro, e poi se avete la stessa base di nostra mamma escono, cioè, i colpi di sole, escono tipo colpi di sole o le mesh, una cosa del genere. Vabbè, però forse ha coperto quei capelli bianchi che sì, però ha, allora siccome mamma fa la tinta, dovrebbe comprare una tinta non rosso, troppo scura, cioè deve comunque comprare una tinta che si abbina, no, secondo me dovrebbe cosa, comprare la tinta rossa e poi mettere in più questa maschera che è così, ma infatti comunque questa dà più luce, cioè questa maschera si mette dopo che si fa la tinta. No, non abbiamo fatto tinta, non abbiamo fatto niente, quindi ringraziamo. Comunque io sono abbastanza soddisfatta. Magari scrivete nei commenti cosa ne pensate voi di questo colore. A me piace, tanto poi così. Cioè a me il rosso diventa biondo. Cioè diventa biondo chiaro, tipo come questo. Io qua. Sono abbastanza soddisfatta. Quindi mi sa che la ricomprerò. Ovviamente non so, hanno detto di un altro che dura colore. Tipo 3 mesi, quindi sì, vabbè, 3 mesi, scusate, 3 settimane, volevo dire. Quindi dopo 3 settimane torni normale. Non lo so, vi farò sapere, non lo posso allora sapere. Voglio sapere pure io. Sì, lo dirò a tutti. Comunque, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo colore, se vi piacciono così, se mi stavano meglio prima, se mi stavano meglio neri, non lo so. Scrivete il vostro pensiero. Io non lo faccio, però ditemi se mi sta bene la ciocca. Va bene, dai, allora direi che possiamo salutare, sì. Dai. Ciao!